eccoci amici, siamo al Policlinico Universitario Umberto I dove insiste un succo. Qui è la metro, insiste un succo, davanti a un Policlinico Universitario, per Roma è normale, ma normale sappiamo non è. Vediamo cosa incontriamo davanti a un ospedale, cosa vergognosa. Guardate, una volta quando vai su. Questo è quello che c'è davanti al Policlinico. Vi sfidiamo a mandarci foto in realtà simili. Bancarelle a tutto spiano. Li continuano. Qui si inizia a sbaraccare perché purtroppo siamo in orario di chiusura, quindi il grosso è già forse andato via, ma potete rendere conto benissimo dello schifo che è diventata Roma negli anni. Oggi è 30/5/2017 e vediamo il Policlinico Universitario Umberto I, viale Regina Elena, moda italiana. Ecco il policlinico, ingresso, qui la gente a curarsi non solo, lì continuano, potete vedere ancora camion euro zero parcheggiati in doppia fila, terza fila, tutto disordinatissimo. Noi approfittiamo per attraversare, cerchiamo di fare la ripresa complessiva del marciapiede. Vi prego di notare i marciapiedi e le strade davanti al Policlinico Umberto I, i turisti che scappano per prendere il tram in arrivo. Ecco, rapidamente, quello che c'è davanti al Policlinico, guardate, ospedaliera, un zuc incredibile. Ancora i furgoni che restringono la carreggiata, le macchine che invadono quella che serva dal tram, porto di non se ne metto. È passato un anno l'amministrazione Raggi, sporcizia. Questa è Roma oggi, la Roma di Virginia Raggi. Un caro saluto a tutti.